Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di TV6, il nostro telegiornale che si apre parlando di sanità, del Covid, dell'emergenza sanitaria, perché l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì questa mattina ha fatto il punto sulla campagna vaccinale in Abruzzo e ha parlato dei lavori in corso in vista della riapertura delle scuole prevista per il 13 settembre. Ci dice tutto nel servizio Giuseppe Dintino. L'aumento dei contagi da Covid in Abruzzo non desta preoccupazione. A dirlo è l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, secondo cui non vi è alcun rischio di nuove restrizioni. La recrudescenza dei contagi prevalentemente è monitorata dal nostro parte del sistema sanitario. Come voi sapete, siamo al di sotto della media nazionale, per cui lontano da quel grido di allarme del cambiamento del colore della nostra regione. Intanto prosegue la campagna vaccinale in Abruzzo. L'obiettivo prefissato ad inizio estate era quello di immunizzare tutti gli abruzzesi entro settembre. I numeri sono dalla nostra parte, ha detto la Verì, siamo tra i migliori in Italia. Il nostro obiettivo era quello di chiudere l'immunità a fine settembre. Siamo tra le prime 6 regioni a livello nazionale con un'alta percentuale. E ora l'attenzione è tutta sulla riapertura delle scuole, che in Abruzzo avverrà il 13 settembre. Obiettivo quello delle lezioni in presenza, e a questo scopo potrebbero essere introdotti test salivari. Noi stiamo lavorando per la presenza nelle scuole, l'abbiamo sempre voluto e sostenuto, stiamo lavorando in sicurezza. Il primo abbiamo una riunione proprio con gli uffici scolastici per definire le linee guida. Stiamo in collegamento con l'Istituto Superiore della Sanità per portare avanti il discorso dei test salivari. E noi vediamo il bollettino del coronavirus nella nostra regione per quanto riguarda la giornata di oggi, perché sono 120 di età compresa tra 1 e 97 anni i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, e che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 78.544 casi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso e sale a 2.523. Si tratta di una 87enne residente fuori regione. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 73.791 dimessi e guariti, più 121 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi guariti e dei deceduti, sono di 2.230, meno 2 rispetto a ieri. Per quanto riguarda i ricoverati in ospedale, ci sono 73 pazienti, più 5 rispetto alla giornata di ieri, 13 in terapia intensiva, mentre gli altri 2.144 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.587 tamponi molecolari. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno è pari a 1,85%. Noi restiamo ancora a parlare di sanità, ancora dell'emergenza sanitaria. Ci spostiamo a Chieti perché un nuovo centro vaccinale è sorto nel capoluogo teatino, si trova al Palacolle dell'Ara e sarà in grado di inoculare anche 600 dosi al giorno. Vediamo. È operativo da oggi il nuovo hub vaccinale al Palacolle dell'Ara di Chieti. Obiettivo quello di raggiungere specialmente le fasce più giovani della società. Nella provincia di Chieti al momento oltre il 70% dei cittadini ha ricevuto la prima dose. Noi siamo oggi al 72% prima dose vaccinati in provincia di Chieti, siamo messi non male, chiaramente noi dobbiamo raggiungere l'80%, l'8% sulla città di Chieti. Chiaramente sono tante migliaia di persone ancora da vaccinare, non solo i giovani, anche i quarantenni e cinquantenni che ci mancano in questa città, per cui questo sito con 300 persone al giorno chiaramente per 2 settimane dovrò fare una corsa per giovani e meno giovani per appunto raggiungere prima dose questo obiettivo e per poi appunto completare con la seconda dose a fine settembre, inizio ottobre. Sono contentissimo, ha detto il sindaco Diego Ferrara. Nel fine settimana le inoculazioni avverranno solo di mattina, ma a pieno regime dalla prossima settimana
cui potrebbero essere somministrati anche 600 vaccini al giorno. Oggi sono contentissimo e sono orgoglioso di quanto queste persone, che hanno un grande senso di appartenenza per la propria città, stanno dando. Siamo arrivati in pochissimo tempo, in poche ore, due ore, a già quasi a 300 vaccinati, tutti fatti in pochi minuti, con file ordinate, e persone che non finivano di ringraziarci per l'ordine che abbiamo mantenuto durante queste ore. Oggi la vediamo con la sua tenuta da medico, somministrerà anche lei vaccini? Assolutamente sì, ho voluto essere partecipe anch'io da un punto di vista proprio sanitario, oltre che essere la mia vocazione e la mia professione tuttora svolta, ma anche per dimostrare, testimoniare la mia vicinanza ai cittadini che vogliono con questo vaccino mettersi in sicurezza. Noi chiudiamo l'ampia pagina relativa alla sanità, ci spostiamo a Pescara perché dopo 16 mesi di chiusura sembra arrivata la svolta per le piscine, le Naiadi. La Pretuziana Sport di Teramo si è infatti aggiudicata il bando battendo la ESA. Questa aggiudicazione chiude anche un potenziale contenzioso dopo il ricorso a TAR della stessa società per la precedente assegnazione. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Le Naiadi passano alla Pretuziana Sport. La gestione dell'impianto pescarese va alla società dell'amministratore unico Massimo Pompei, che avrà il gravoso compito di rilanciare una struttura chiusa ormai da 16 mesi e che vede, anche dal punto di vista delle situazioni dei dipendenti, parecchi versanti da risolvere. Sicuramente questa... La prima cosa che faremo è quella di contattare tutti i dipendenti che hanno lavorato fino adesso nel complesso delle Naiadi e di ricominciare con loro questa avventura. Diciamo che sulla carta il bando prevede il lavoro solo, la possibilità di lavorare solo un anno all'interno dell'impianto, ma speriamo di poter fare un progetto di ristrutturazione molto più concreto. È molto fattibile da poter essere in più anni all'interno della struttura e tornare a dar vita a un impianto importante come l'è stato negli anni passati. La società teramana ha superato la ESA sia sotto il profilo tecnico che sotto quello economico, realizzando 79 punti contro i 23 dell'altra pretendente uscita battuta. La società vincente a Teramo già si occupa del palazzetto della piscina e con la Pretuziana Sport capofila ci sono anche la Rarinantes, che gestisce la piscina comunale dell'Aquila, e la FG Quadro, vicino al mondo della disabilità. L'idea nostra è quella di lavorare con un progetto pluriennale. Vedremo quello che la regione ci farà fare e ci darà la possibilità di fare. Questa assegnazione chiude anche un potenziale contenzioso dopo il ricorso al TAR che la Pretuziana aveva annunciato a giugno per la precedente assegnazione. Sì, avevamo visto e avevamo studiato le carte e a nostro parere c'erano delle cose che non quadravano, ecco, e quindi avevamo fatto questo ricorso al TAR. È ovvio che con un nuovo bando, con una nuova assegnazione, tutto decade e quindi insieme alla Rarinantes e la FG Quadro di Pescara puntiamo a ricominciare da capo, aprire una nuova pagina per questo impianto e lavorare per tutta la città e tutto il comprensorio. Cambiamo ancora argomento, andiamo avanti con il nostro telegiornale, parliamo di politica perché il sindaco di Fossacesi Enrico Di Giuseppe Antoni è stato confermato vicepresidente del Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, presieduto da Enzo Bianco. Con questa nomina mi si assegna, dice Di Giuseppe Antonio, la responsabilità di vincere insieme ai colleghi le sfide quotidiane dei comuni per conquistare una più ampia libertà di manovra, mantenere le promesse che noi sindaci facciamo alle comunità locali, mettendoci ogni giorno la faccia, costruire con più impegno e determinazione un lavoro di rete, assicurare a tutte le amministrazioni comunali con consiglieri e assessori il confronto, il dialogo su programmi ed iniziative
operative, ha detto ancora Di Giuseppe Antonio, che è anche membro del comitato direttivo dell'ANCI Abruzzo, come noto presieduto dal primo cittadino di Teramo, Gianguido D'Alberto. È una sfida che accetto con consapevolezza e con la certezza, ha concluso Di Giuseppe Antonio, di avere colleghi di valore, competenze e saperi da condividere al servizio dello sviluppo locale. E noi parliamo ancora di cronaca, in questo caso ci spostiamo a Teramo, parliamo di scuole in particolare, perché a pochi giorni dalla ripartenza dell'anno scolastico la FLC-CGIL di Teramo ha fatto il punto sulle criticità del settore, dal precariato all'edilizia scolastica fino al dato di 500 alunni in meno iscritti nelle scuole della provincia. Vediamo. La scuola Teramana innanzitutto è una scuola che diminuisce il suo numero di alunni, perché avremo a meno 500 alunni rispetto allo scorso anno scolastico. Avremo degli organici che sono confermati, però in una situazione emergenziale chiaramente sono organici insufficienti per rispondere a questa emergenza, e avremo un numero di precari troppo alto per consentire una scuola che garantisca una continuità didattica e che quindi possa dare ai ragazzi quello di cui hanno bisogno, soprattutto in questo periodo di pandemia. Quali sono secondo lei le strade da percorrere per migliorare la scuola teramana? Qui l'investimento deve essere certamente di carattere nazionale, perché gli organici come il tempo scuola sono argomenti di carattere nazionale, ma a livello territoriale, quindi provinciale, certamente si può intervenire con un coinvolgimento diretto delle parti sociali sulle emergenze che ci sono, sulle difficoltà che le scuole hanno nel organizzare la propria offerta formativa, emergenze che ci sono sul versante dell'edilizia scolastica, emergenze che ci sono sulla possibilità di poter incrementare il tempo scuola. Noi insistiamo sul fatto che debba esserci una vaccinazione obbligatoria garantita dalla legge, perché è bene che ci sia una legge che garantisca questo diritto, che è quello all'istruzione, perché è un diritto costituzionalmente riconosciuto. Non possono esserci provvedimenti estemporanei né richieste di adesioni magari volontarie. Noi abbiamo bisogno di una legge che dica di vaccinarsi. Noi siamo per la vaccinazione, siamo perché le persone che ovviamente non sono fragili, che non hanno patologie, si vaccinano, in modo tale che i ragazzi possano fare una scuola adeguata alle loro, non solo richieste, ma alle loro esigenze. Andiamo ancora avanti con il nostro telegiornale, ci spostiamo nella Marsica, perché ieri una messa ha ricordato le quattro vittime che hanno perso la vita sul velino lo scorso inverno. È stata anche l'occasione per presentare un progetto per sensibilizzare gli studenti alla sicurezza in montagna. Una celebrazione sobria per ricordare i quattro escursionisti scomparsi sul Monte Velino lo scorso 24 gennaio. Ai piedi di Valle Maielama, nel rifugio Casale da Monte, dopo la funzione religiosa celebrata da Don Adriano Principe, è stato presentato un progetto che unisce scuola e montagna nel nome di Valeria, Gianmarco, Gianmauro e Tonino. Le inside sono di Rolango, la montagna va rispettata per quello che anche di negativo può portare all'attenzione di giorno in giorno. L'abbiamo verificato già soltanto nella domenica scorsa, quando addirittura Soccorso Alpino e il 9° Reggimento Alpini hanno dovuto portare a termine 6 soccorsi importanti. La collaborazione tra 9° e Soccorso Alpino regionale nasce proprio da quella tragedia. Il tavolo della sicurezza regionale nasce da quella tragedia, con il Recco in Abruzzo. I progetti per i sentieri e per i rifugi nasce da quella tragedia. Il progetto per le giovani generazioni che oggi abbiamo potuto ufficializzare, quello che stiamo facendo è il regalo più grande che possiamo donare ai familiari delle vittime, che sono state gli artefici di questo tipo di progetto. Ma il dono più bello che possiamo fare a loro, e soprattutto a chi non c'è più, agli angeli che non ci sono più, è proprio continuare ad operare, non per disincentivare la fruizione della montagna,
montagna, ma di poter sin dalla più giovane età promuovere la cultura della montagna e la cultura della sicurezza in montagna. Abbiamo ascoltato di questo progetto che verrà portato alle scuole, dunque questo forse è il modo migliore per ricordare la memoria di questi quattro ragazzi che non ci sono più. Esattamente, è un momento di attenzione che va rivolto verso la vita, verso il prossimo, il rispetto e soprattutto rivolto verso l'educazione delle nuove generazioni. È un momento particolare, senz'altro è un momento per il ricordo di queste quattro vittime, di questi quattro concittadini della nostra comunità, ma da quel momento noi prendiamo spunto per, grazie a questo nuovo progetto appunto di alternanza scuola-lavoro, di dare l'opportunità alle giovani generazioni di conoscere, di informarsi, di formarsi verso la realtà della bellezza della montagna. Parliamo di ambiente, uno sversamento direttamente nel fiume Saline a causa di un guasto tecnico di un'ora al sistema fognante ha compromesso la qualità delle acque, costringendo i comuni di Città Sant'Angelo e Montisilvano alle ordinanze di divieto di balneazione. Vediamo. Uno sversamento nel fiume Saline, al confine tra Città Sant'Angelo e Montesilvano, ha compromesso la qualità del mare. È quanto emerso da un prelievo dell'ARTA, l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, tramite cui si sono riscontrati valori di inquinanti sopra la norma. Si è bloccata una pompa alla gestione ACA che ha per un'ora sversato lungo il Saline e quindi ACA ci ha immediatamente avvertito e è intervenuta prontamente per bloccare la fuoriuscita, ma comunque una minima fuoriuscita c'è stata. Ci ha consigliato di porre delle ordinanze per il divieto di balneazione e noi immediatamente le abbiamo emesse con rispetto della legge. Adesso attendiamo i risultati ARTA per poter togliere questa ordinanza. I due comuni hanno quindi deciso di adottare un'ordinanza di divieto di balneazione. Per la precisione, la legge già impedisce di tuffarsi a meno di 100 metri di distanza dalle foci dei fiumi. L'ordinanza angolana ha raddoppiato questo limite, impedendo la balneazione nei 200 metri a nord del Saline. L'ordinanza ha una durata prevista di 30 giorni, ma in base al prossimo rapporto dell'ARTA, atteso nelle prossime ore, potrebbe già essere rimossa. È un'ordinanza temporanea, sempre valutando quelli che sono i dati che ARTA ci darà. Nel momento in cui ARTA ci dice che i dati sono sensibilmente migliorati e non ci sono grosse problematiche, rimuoveremo l'ordinanza. Cambiamo ancora argomento, parliamo di emittenza radiotelevisiva perché il Consiglio di Stato ha accolto definitivamente il ricorso proposto da Radio Luna contro l'esclusione dalle graduatorie dei contributi statali alle emittenti radiofoniche, una vittoria che è stata portata avanti nella consapevolezza di richieste fondate su basi di diritto e che riguardano anche diverse altre emittenti locali. Vediamo il servizio di Tonino Danese. La sentenza è definitiva ed è recentissima, porta la data del 23 agosto. Il Consiglio di Stato ha stabilito che era illegittima l'esclusione di Radio Luna, del gruppo editoriale di Telemolise, dalla graduatoria nazionale dei contributi statali alle emittenti radiofoniche e di fatto ha accolto definitivamente il ricorso proposto da Radio Luna. In sostanza sono state confermate le statuizioni del TAR Lazio che già in primo grado aveva accolto il ricorso dell'emittente, decretando l'illegittimità della sua esclusione dalla graduatoria nazionale prevista dal DPR 146/2017. Radio Luna è stata assistita in tutto l'iter giudiziario dagli avvocati Margherita Zezza, Pino Ruta e Massimo Romano. La sesta sezione del Consiglio di Stato, hanno spiegato i legali, ha dunque ritenuto errate le motivazioni per le quali l'emittente era stata esclusa e relative al mancato raggiungimento, rivelatosi poi infondato, delle unità di personale in servizio negli anni considerati. Il Consiglio di Stato ha anche ritenuto illegittima la motivazione postuma, tenuto conto che il Ministero aveva tentato di integrare le ragioni dell'esclusione soltanto nella fase processuale, attraverso gli scritti difensivi dell'Avvocatura Generale dello Stato, in violazione delle più comuni regole processuali. A questo punto, pertanto, hanno concluso Zezza, Ruta e Romano, il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà dare esecuzione alla decisione definitiva della giustizia.
giustizia amministrativa, procedendo a riammettere l'emittente radiofonica nella graduatoria per l'anno 2016 mediante la rivalutazione delle ragioni dell'esclusione e, ricorrendo nei presupposti, la riassegnazione dell'importo delle sovvenzioni economiche dovute. Una sentenza che mette un punto su un tema che riguarda anche altre emittenti locali sull'intero panorama nazionale, una battaglia di diritto che Radio Luna ha condotto con la consapevolezza che le proprie richieste erano assolutamente legittime, come appunto riconosciuto dal Consiglio di Stato. E siamo alla pagina dello sport, partiamo con il calcio, parliamo del Pescara che si avvicina all'esordio di campionato di sabato alle 20:30 allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia con l'Ancona Matelica. Altra giornata interlocutoria invece sul fronte mercato per la società biancazzurra, che è ancora in attesa che la Triestina liberi il centrocampista Giuseppe Rizzo. Dovrebbe esserci nelle prossime ore la fumata bianca, mentre per l'attaccante è probabile si rinvii il discorso agli ultimi giorni di mercato. Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani questo pomeriggio era al Poggio degli Ulivi ad assistere all'allenamento della squadra e ai nostri microfoni ha parlato del debutto in campionato di sabato sera. Ascoltiamolo. Presidente, ci siamo, sabato inizia il campionato, inizio subito con una partita molto sentita dai tifosi, parliamo della sfida con l'Ancona Matelica. Sì, un derby che torna dopo tanti anni e sicuramente una società molto seria che in questi anni ha fatto molto bene, il direttore sportivo è molto bravo, l'allenatore è molto bravo e credo che alla base ci sia una società sana e seria per cui hanno ottenuto dei risultati importanti negli ultimi anni, anche l'altro anno sono entrati nei playoff, quindi una partita con una squadra da rispettare. A proposito di direttore sportivo dell'Ancona Matelica, Micciola, quest'estate è stato anche un po' vicino ad arrivare a Pescara, c'è stato un incontro tra lei e Micciola, poi non se n'è fatto più nulla. Sì, ma Francesco è un ragazzo molto, l'ho detto prima, molto bravo, preparato, è un ragazzo a cui io avevo anche pensato, poi devo dire che quando l'ho incontrato mi ha fatto riflettere in positivo un fatto che lui mi ha detto, ho dato una parola, quindi ho apprezzato ancora di più la persona e il professionista. Presidente, torniamo al calcio giocato, come arriva il Pescara a questa prima sfida di campionato? Ma arriva credo nel modo giusto perché i ragazzi sono allenati molto bene, c'è un bel gruppo, si respira un po' di aria nuova, di entusiasmo e quindi veniamo dal risultato di Coppa, anche loro per la verità positivi entrambi, però noi siamo abbastanza bene e sono molto fiducioso. Riapre lo stadio Adriatico, seppur al 50%, torneranno i tifosi della Nord allo stadio, l'auspicio e l'augurio di poter iniziare bene ovviamente questo campionato, difficile come tutti. Assolutamente sì, poi i tifosi sono la parte per la quale si creano le squadre, le società, si fanno i sacrifici che si fanno normalmente, quando non ci sono sicuramente è un altro calcio, quindi mi fa piacere che tornino, mi fa piacere che magari sabato ci sarà anche la tifoseria ospite, quindi speriamo di vedere uno spettacolo importante anche sugli spalti. Presidente, non le faccio domande sul mercato, però ovviamente lei sta continuando a lavorare e così sarà fino alla chiusura delle trattative. Ma tutte le società stanno lavorando sul mercato, è evidente che sono gli ultimi giorni, l'ultima settimana e tutti quanti aspettano perché è un mercato anomalo, diciamo la verità, quest'anno è un mercato particolarmente difficile perché non ci sono soldi, perché tutte le squadre hanno rose abbastanza folte e quindi non hanno possibilità di inserire altri giocatori, in Serie C c'è la famosa lista per cui oltre i 24 non si possono avere anche se sono giovanissimi, quindi diventa sempre più difficile poi combinare le uscite con le entrate, per cui noi siamo, come dicevo prima, siamo abbastanza soddisfatti della rosa che abbiamo, se si riuscirà a migliorare lo vedremo in questi ultimi giorni e se sarà possibile lo faremo senza nessun problema. E queste dunque le parole del massimo dirigente biancazzurro a 3 giorni dall'esordio di campionato con l'Ancona Matelica. Noi restiamo a parlare della Serie C, ci spostiamo in casa Teramo dove il nuovo titolare tra i pali è Andrea Tozzo che difenderà la porta del diavolo. Tocca al numero 1 biancorosso parlare del suo arrivo in Abruzzo e delle prospettive della squadra in vista del campionato che è ormai alle porte.
Ma beh, diciamo che ho avuto modo in pochi allenamenti comunque di trovare del feeling, che quella è la cosa principale, sicuramente in un reparto difensivo dove bisogna collaborare tutti, quindi bisogna conoscersi. Sì. Devo dire che comunque è andata bene anche nonostante ci sia stato poco tempo, e questo è un buon segnale, comunque vuol dire che c'è solo da migliorarsi, quindi dai, è stato un buon inizio. Sì, vabbè, sono arrivato da poco e niente, cioè la prima partita a vincerla era importante perché comunque mette morale e ci fa capire un po' di che pasta siamo fatti, e abbiamo affrontato al meglio la partita di Coppa, e adesso niente, è stato un po' un inizio per affrontare al meglio il campionato. Sì, per un portiere soprattutto poi avere continuità nel giocare è una cosa fondamentale. L'anno scorso a Mantova ho giocato quasi tutta la stagione, poi mi è successo un piccolo infortunio che mi ha tenuto ai box per un po' di tempo e niente, questa stagione poi ho recuperato bene dall'infortunio, adesso inizia una nuova stagione e mi metto a disposizione del gruppo, della squadra, del mister per dare il mio aiuto. Ho citato Teramo perché comunque è sempre stata una piazza che mi ha affascinato, anche quando ero a Ternana che giocai qua contro il Teramo, è sempre stata una piazza che appunto mi ha colpito. E arrivare in un gruppo comunque con tanti ragazzi giovani è motivo di responsabilità, perché comunque sai che devi cercare di insegnarli e comunque dare il proprio contributo, visto che comunque arrivo da un po' di anni che gioco. Ecco. Allora, l'obiettivo è quello di migliorarsi allenamento dopo allenamento e cercare di focalizzarsi partita dopo partita. E quindi il prossimo obiettivo è l'allenamento di oggi pomeriggio e poi di sabato contro l'Entella, che è la prima di campionato. Poi a livello di ispirazioni come portiere non ne ho uno proprio in particolare, perché cerco di rubare un po' da tutti. Comunque da quando ero piccolo c'era il mito di Buffon e sono cresciuto un po' con quello. Ecco. Ci sa, il portiere a oggi si chiede molto di giocare coi piedi e si sa che quando sbaglia il portiere poi non c'è nessuno dietro che ti copre le spalle, quindi quelli sono i rischi calcolati che vanno messi in conto, perché comunque il portiere si prende rischi giocando coi piedi e quindi può capitare l'errore. Lasciamo il calcio, parliamo di pallavolo, promozione di ruolo per l'ex team manager Dario Daroit, che da alcuni giorni è il nuovo general manager dell'ABBA Pineto Volley. Ai nostri microfoni confida che il sogno è quello della promozione in Serie A2, per questo è importante la programmazione. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Dario Daroit per i prossimi 2 anni continua questo matrimonio con l'ABBA Pineto Volley. Sì, è un matrimonio molto importante, sono contento di essere rimasto e aver avuto la fiducia della società, del presidente di Guido Abbondanza e di tutto quanto lo staff, perché credo che questa sia una società che deve ambire a traguardi importanti, e per ambire a questi traguardi bisogna comunque programmare un qualcosa a medio e lungo termine. Per cui il mio percorso è iniziato con loro 2 anni fa, quest'anno c'è stato un momento in cui sembrava che le strade dovessero dividersi, invece poi mi sono reso conto che era giusto e importante continuare a cavalcare il sogno che questa società ha nel cassetto, che è quello innanzitutto di salire il prima possibile di categoria e poi magari, perché un domani, sognare ancora un po' più in grande. Quindi l'obiettivo è salire subito, o se non ci si riuscisse subito magari in 2 anni? Ma guarda, se senti i capi ovviamente dobbiamo salire subito, questo ci sta. No, io credo che sia importante innanzitutto provare a fare un campionato bello come quello dell'anno scorso, che poi ci ha visti arrivare in semifinale playoff e uscire contro Motta di Livenza, che poi è salita in A2, congratulazioni comunque sempre a loro. Come dicevo prima, è una squadra completamente diversa, perché l'anno scorso era una squadra molto molto giovane, quindi con momenti importanti a momenti un po' meno, perché la gioventù purtroppo è sinonima di alti e bassi. Quest'anno invece abbiamo cercato di creare un mix di ragazzi molto giovani che sono magari alla prima esperienza in un campionato come questo,
insieme a ragazzi importanti come Bertoli, comunque un giocatore importante che arriva da No2, campionati di alto livello, e altri giocatori che devono dare quell'impronta che servirà ai ragazzi giovani per crescere e a loro per dare, appunto, come ti dicevo, una base di partenza per il prossimo anno. La cosa che mi fa molto piacere è che finalmente il campionato di A3 è un campionato che interessa non solo ad atleti di alto livello, ma anche a sponsor e a investitori che hanno incominciato a capire che non è una serie B riciclata, ma comincia a essere una vera serie A con una lega di appartenenza che ha giocatori importanti. È tutto per l'informazione della nostra rete, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni, buona serata.